certo non è all'altezza di Gianni con la sella. Forza Dim, Dim Ismail. E a Dim Carmaz Canadese, grazie ancora per l'elenco. Adesso arriverà naturalmente la fila lunghissima e c'è anche lì in fondo sotto il pallone giallo il passaggio della prima donna, prima pista italiana di mezzo pallone. Intanto Marco Rossola qui sotto l'arco e c'è Sofia Jarenczuk che ci sta raggiungendo sul red carpet della 21esima Stra Benevento al passaggio al quinto chilometro. Siamo sui 16 e 10 secondi, passerà intorno ai 16 e 20, 32 e 40 è la possibile proiezione per questa grande ragazza, prima di stare italiana, mezza maratona, grande Sofia Jarenczuk. E Eva Lippon alle sue spalle, circa 100 metri di stacco dalla ragazza dell'esercito e della ragazza in forte crescita, Eva Lippon, Carmaz Canadese, 16 e 37, 33 e 40 la proiezione finale per Eva Lippon. Naturalmente se dovessero mantenere il ritmo che stanno avendo in questo momento, cara Luca, lunghissima, questa fila poi le sorti solo quando li vedremo tornare qui. Come detto a Atletica Menandro c'è anche la terza delle donne, seconda italiana, Alessia Tuccitto, Ferrano Runners. Lei quest'anno il titolo italiano di maratona, Vico a Circe e Coppa Giammario, la gara della Maga Circe. Guarda Gennaro, il fiume come comincia a farsi. C'è anche un'altra ragazza che ci raggiunge, giovanissima più che mai, Francesca Palotta, sempre ai colori della Cremano Runners che tornano sotto l'arco di passaggio, 17 e 40, 35 e 20, la proiezione finale è plagiare per Francesca che sta tentando davvero una grande impresa quest'oggi. Ale Giuseppe. Ma che ne dobbiamo dire che Benevento è un percorso tecnico, non facile, quindi registrare questi tempi davvero un grandissimo risultato. E come dicevi tu, il fiume di colori degli atleti che sta attraversando la prima parte di gara è davvero spettacolare. Forza Luciano, dai, grazie Gianluca, grazie ai tanti amici che sono venuti qui a Benevento per vivere le emozioni. Un atleta del passato, lui che ha portato in alto i colori della Libertas Benevento, oggi con l'amatoriporismo Benevento, Raffaele Iele. Raffaele, grande. E guardate questo ragazzo, i miei stessi Gioacchino, grandissimo, dai Cristiano, gli amici Caivano Runners, Dania Running, forza ragazza, Mannara Running c'è, San Nicola, gli amici Polisani, grandi ragazzi, grazie, i primi Peser, Filippi De c'è, Dania Running, forza ragazzi, grande, il passo dei 4 al chilometro, forza! Forza ragazzi, dai che ci siamo, grazie Gigi, ci vediamo ad agosto con i budisti di Capitanata, grandi ragazzi, grandi, forza! Ali, benvenuti, grande Agostino, Lello Nannino, grandi budisti, Aldo Sannio, primo giugno l'appuntamento con loro a Ponte Randolfo, il 2 saremo a San Nicola la strada, ma tra poco andremo a elencare anche i tanti appuntamenti turistici della nostra Benevento. Molto distante domenica da 10 miglia che vivremo assieme, dove tra l'altro Sofia Jarenczuk è stata vincitrice proprio lo scorso anno. Qualcuno cerca la birra, la giusta integrazione, ma guarda è anche stato riconosciuto che il gruppo non c'è niente di meglio per reintegrare le energie perse. Vedo un'altra pupilla della Terrica dell'Ambro, Anna Formastella che sta raggiungendo sul red carpet. Vedi si altro stadio.
personaggio, il nostro Giorgio. Vai a Colombia, Antonio Rosa. Visto anche Vincenzo al passaggio, ci dovrebbe essere anche Rosario in giro in questo gruppo enorme. Va Fraser con noi all'interno di Patrizio. Il 4:30 è appena passato, 21 minuti e 45 dal via. Forza ragazzi, dai che ci siamo. Proiezione per voi, 43 e 15, 43 e 20. Benvenuti a tutti, i primi 5 chilometri appena percorsi, ce ne attendono altri 5, siamo a metà gara. Intanto gli atleti di testa si stanno portando verso il 7° chilometro e poi andremo qui nuovamente ai 10 chilometri. Forza Paola, oggi rubata dal gruppo giudici gare e l'occasione. Abbandonato la carriera di organizzatore, meglio così. I colori dell'Eracle Sanio e una comunicazione importantissima per i futuri protagonisti, i bambini. Domenico Russo, dove ce l'avete fatta a fare un giro? Forse no, è Pasquale, forza! Il presidente Jenny è appena passato, oggi ha fatto le paratone, si è dedicato alla 10. Lui diamante e forza Rocky! Grande Pasquale un marino, lui è un appassionato del nostro podismo. Dicevamo del corso in vivo, la gara dei bambini, allora la gara dei ragazzi fino a 6 anni partirà dall'arco giallo giù al campanile, forza Giovanni, fino al traguardo, ritrovo le 10, partenza 10:30, i protagonisti di San Nicola e Catiusci e Pietro, forza ragazzi, bocca al lupo, altri 5 chilometri, Ale, altre bandiere, Domenico e Antonio. Colori della ghetto, ben tornato ad Alberto, grandissimo.
all'ospedale proprio qui a Benevento, però devo dire che è stato curato benissimo perché è tornato a correre. Quindi grande Antonia, il nostro Rosario, grandi, grandissimi, grandi, grandi. Eccolo qua, il trio Donata, Graziella e Pasqua. Forza ragazzi! Gennaro! Attenzione alle sirene, attenzione alle sirene che annunciano possibile arrivo. Vedremo chi avrà avuto la meglio in questo scontro a due. Prepara
nostro comandante della Polizia Municipale, ciao Antonello. E devo dire a Anello che grande prestazione anche a livello femminile, sotto i 3:18 al chilometro su questo percorso, a livello femminile, ancora, è eccezionale, perché c'è anche Elva lì in fondo che ci sta per raggiungere e conferma lo stato di grande forma. Ecco lì, la vedo, i colori della Star Max che ci stanno
Marino e il papà di Giovanni Grano, un altro grande maratoneta, Antonio Grano, Forza Donato, ancora su e solo l'anni che mentre c'è, Ariano con Antonio, Forza Simone, ancora Ariano, ancora Monte di Letto, ancora su e solo l'anni. Ancora atleti e ne avremo per un bel po', visto che è lunga la fila di persone che ci dovrà raggiungere in questa giornata di primo maggio, festa dei lavoratori. Oh,
5 minuti prima dello start praticamente. Per me un po' più lontano, la mia Napoli, però sempre un piacere tornare qui a Benevento. Intanto l'arrivo di Katiuscia Capua, benvenuta Katy. Giampiero, ci siamo. Giampiero Comillo del team Giacinto. Impensabile, mentre arriva Sergio che ha anche lavorato. Aspetti qualcosa di soffi quel cappello? No, no, me lo devo mettere perché sto abbronzato, ha aspettato questo sole, davvero bellissimo. Gli amici di Ariano che ci aspettano il 22 settembre e c'è il nostro Andrea Lanzalone, ancora a Caivano Runners, ma come già preannunciato Martina, domenica prossima saremo ad Aversa con la 10 miglia, altri campioni da commentare. Poi l'11 c'è la gara di Castelvote, io sono a Marina di Camerota, il 12 avremo un altro appuntamento qui in provincia di Benevento, la mattina a Caserta, e il pomeriggio saremo in un paesino qui in provincia di Benevento, saremo a Vitulano, e poi naturalmente il 18 saremo nel Cilento, mentre c'è Agostino con Francesco, ma sono tantissime le gare. E diciamo che il 16 giugno a Terese, mentre c'è il presidente dei podisti San Giorgio Vestaglio, Luigi Salzano, dicevamo degli appuntamenti Sanniti a Telese, mentre arrivano i Peser. Ci sono anche Antonio e Domenico in questo momento. Benvenuti ragazzi, accompagniamo Graziella al traguardo, così come i tanti hanno deciso di seguirvi stamattina. Tra poco dovremo riuscire a vedere anche Sergio, e in questo caso non più Nicola ma Alessandro, perché si sono dati il cambio al quinto chilometro, hanno fatto 5 e 5 d'altro. Il presidente del team di Ariano, Antonio Iozzo, Daniela e Anna, mentre c'è il rientro di Roberta Colesanti, i maratoneti internazionali Cecere Scotta, che hanno scritto davvero un libro fantastico dedicato anche una pagina al loro idolo Massimiliano Longo. Quindi grazie ancora una volta Umberto Cecere e Antonio Scotta. Forza ragazzi, non è finita. Solo un attimo, invitiamo a chi sta attraversando di fare attenzione, perché c'è gente che sta ancora arrivando, mi raccomando ragazzi, attenzione. E vediamo anche in fondo se c'è per caso l'arrivo di Sergio, e intanto ci siete voi tutti che state concludendo questa 10 km. Ricordo anche la possibilità di rivedere l'appuntamento in differita e non solo sui canali di TV7, che sta seguendo e segue da sempre tutto l'evento. Gli amici di Tugenta con noi, come quelli dell'Atletica Salerno, benvenuto Angelo Barra, così come Podistica Il Laghetto. Forza ragazzi, ancora Caivano Runners, Franco oggi in passeggiata direi. Forza Nicola, la Puglia c'è, la
Forse, Eracle Sannio, Caivano Runners, Avellino Runners, Vena la Procea, grazie ragazzi, Manfredoni dal Max, alle ragazzi, forza Roberto. E Michela, forza, Avellino Runners con noi, Antoniana Runners, presidente Domenico. Luigi che aspettiamo. E ringraziamo l'occasione anche di questo stralcio per ringraziare Marco e Walter che ci stanno dando voce e supporto questa mattina. Se riusciamo anche un po' di musica, magari così alleviamo gli animi di chi sta arrivando sotto il sole e adesso comincia il passo, qui andremo avanti. Forza Achille, dai che ci siamo! Rambo Shea. Concert Music del Passo Service, i podisti di Capitanata, ancora San Giorgio del Sannio, forza ragazzi! L'avvocato che ogni tanto si diverte anche a correre insieme a Giuseppe, Mario Mira. Allora, Nicola Grezzi, forza! Vi abbiamo fatto entrare più che nel disordine, perché il caos lo portate un po' voi con le emozioni, vi abbiamo fatto entrare nella città di Benevento, l'avete colorato stamattina dalle 7 in punto e avete sicuramente registrato il successo della 31esima San Benevento, record di iscritti, e questa è la festa che vogliamo. Grazie a tutti quanti, 950 volte grazie alla città di Benevento, al sindaco Primis, a tutta la città, i cittadini che sono scesi in piazza per applaudirvi uno ad uno. Benvenuti ragazzi. Martina, ieri sera devo dire davvero bellissimo vedere tanti podisti che erano ospiti qui a Benevento passeggiare per la città e farci i complimenti per la nostra bellissima città e la splendida organizzazione. Forza dottore Maurizio Mazzone all'arrivo, Saviano c'è, Nocera, Bolla, Infinia Corre c'è, davvero le società, 147 squadre, forza Sebastiano, ancora team Giacinto, forza Gianluca, ancora podisti Alto Sannio, Ale Saverio, ancora Caivano Runners, dai Rossella, dai che ci siamo, ancora Amatori Podismo Benevento, grande Rossellina, grande, vai Ross, vale a distanza, tranquilla, nella forza Rosario, De Rozzo, dai! Martina, Giuseppe Aceto, categoria junior, quindi piccolissimo. Intanto vedo Giorgio Izzillo, se ancora ossigeno arriva al cervello, quindi siamo ancora ok. Beato che i miei neuroni invece cominciano a cantare un pochino di disperazione. Intanto le foto, su Flying Photo, mi raccomando, passate sulle pagine per vedere gli scatti di questa mattina, come quelle di garepodistiche.com, dove troverete anche le classifiche, e se vi trovate volentieri passate anche su videoland.it per vivere i momenti e gli highlights di questa mattina. Benvenuti ragazzi, forza! Diamo ancora il cronometro, 53 e 45 dal via, ci stiamo portando lentamente verso l'ora, intanto c'è Luigi Daniele, il presidente dell'Antoniana Runners, che ci raggiunge e lo fa con un bellissimo sprint. Il dottor Michele Pezza, grazie dottore, grazie. E Camino, Antoniana Runners, adesso sul tappeto rosso della strada Benevento, benvenuto, 54 e 12. E Caterina, dai, forza, partono dopo c'è, e a consegnare le medaglie c'è un altro campione, un altro maratoneta, Maurizio Mauro, a consegnare le medaglie agli atleti che stanno per arrivare, quindi davvero un grande collaborazione. Questo stesso bambino parrucchiere, così da che ci raggiunge. Ciao Alessandro, ciao Sergio e ciao Nicola, ovunque tu sia adesso, ecco di là, grazie naturalmente per essere stati spari in parte del di Sergio, che hanno accompagnato anche in questa avventura. I nostri peser, grandi, Luigi Torsi, perché ci siamo Rita, forza! Grande. Le nostre tartarughe quasi lontane. Mario, porta con noi. Tra l'altro non ci sono Calzarino, che voleva salutare prima dello start, ma è stato tutto molto concentrato.
ci siamo un attimo persi, vediamo se riusciamo a beccarlo altre volte, lo fermiamo subito per un saluto al volo. Rino Di Leo. Rino, ricordiamo, anche consigliere regionale, responsabile master delle gare su strada. Alberto, benvenuto e bentornato. Martina, io vedo il nostro sindaco già con la medaglia, magari se ci raggiunge da questa parte, perché l'audio è un pochino meglio, sindaco, magari siamo qui di fronte. Sindaco, guardate lo splendore di questa medaglia, perché la Madoni Podismo Benevento è stata anche attenta alla promozione dei vostri bellissimi monumenti. Quest'anno l'Arco Traiano, poi passeremo ad altri monumenti, perché Benevento è ricchissima di storia, di cultura, di arte, anche dal punto di vista enogastronomico. Siamo bellissimi. Bella, quindi grazie a Gennaro, gli altri che hanno organizzato, grazie a chi è arrivato qua, a tutti quelli che con un po' di fatica, con molto entusiasmo, hanno voluto renderci omaggio a noi, alla città, all'organizzazione quest'anno, davvero una cosa molto molto importante, quasi 1000 partecipanti, davvero eccezionale, quindi lo sforzo dell'organizzazione dell'evento ha prodotto un'efficacia operativa importante. A tutti i valori seduti da fuori per evento, il mio benvenuto, il nostro benvenuto a Città di Benevento, spero che vi fermiate un po' e non corriate subito via, correte qua ma non correte subito via da Benevento, fermate un po', perché dopo la corsa è già una sosta, vero? Dopo la corsa ancora, quindi sostate un po' a Benevento, sfruttate l'energia culinaria e gastronomica della città e della provincia di Benevento, che insomma vale la pena, vi assicuro, e anche i monumenti, pensate che di qua sono passati gli atleti davanti alla Santa Sofia, che è monumento dell'UNESCO, e vi annuncio che tra qualche tempo verrete la seconda stella dell'UNESCO per la Via Appia, e faremo magari anche il prossimo anno, a gennaio, un piccolo passaggio sull'Appia. Saranno tre le città che con la decisione di Parigi dell'UNESCO saranno rateggiate la scelta dell'UNESCO della Via Appia, che le città sono Roma, Benevento e Pinzo, come voi sapete storicamente terminava la Via Appia. E quindi sarà importante anche questo. Non faccio il cronista, faccio un tempo che ho fatto il cronista televisivo, ora invece è molto più capace di me in questa circostanza, l'amico Gennaro, e là è Martino, quindi Martino e Gennaro fanno molto meglio di me. Allora la parola, poi i complimenti e grazie davvero a tutti. Grazie, buona giornata e buon viaggio a tutti, grazie. Sindaco, ci vediamo dopo alla premiazione, per noi è sempre un piacere avere un sindaco sempre scherzoso, sorridente. Dai Michele, forza! Michele Del Franco! Arriva anche la nostra Anna, grandissima, mi sono perso l'arrivo di Mattia e Marco che sono qui ad aspettare, eravamo impegnati in un'intervista, complimenti davvero, grazie! Gli amici Michele, loro sono ultra maratoneti, Michele Calabrese con il suo gruppo, e allora anche gli amici di Nocera, Folgore Runners, Manfredoni e Ariano, la festa continua, non è finita ragazzi, perché c'è ancora da aspettare. Martino, sta arrivando anche Giovanni De Luca, presidente di un'altra società sannita, che è la Sanio Runners, 29 giugno, l'evento con il maratoneta Massimiliano Longo, mentre c'è I Love You, il nostro Paolo Cerrone. Alicizia, Cinziolina. E ancora un ringraziamento alla famiglia Zollo, del presidente, ma tutta l'Amatori Podismo Benevento per questo grandissimo spettacolo. Umberto Cecere, che è invidioso, tra poco sarà protagonista, il campione di casa. Gabriele, vieni qua, un'intervista al volo. Ti senti emozionato a prendere il testimone di un campione come tuo padre, a muovere i primi passi della corsa? Andaluce! Forza Gendi! Giuseppe e l'amico Mario Zeolla, e c'è un altro campione oggi fermato ai box per l'organizzazione, il nostro Roberto, un altro maratoneta alla grande. Allora ragazzi, dovete consegnare i chip bianchi per favore, appena arrivate consegnate i chip bianchi. Ale Antonio, dai!
Effettuato un altro giro, quindi sono 15 km effettuati da Luigi Danilo su 45 minuti, tra l'altro, quindi sarebbe un grande record. Forza, forza, benvenuti ragazzi, amici del turismo Mattadoni. Ragazzi, possiamo avviare un sospiro di sollievo, dai, il meglio è andato. Adesso dobbiamo solo vivere le emozioni della cerimonia protocollare. Adesso vediamo anche se riusciamo a sapere da Pasquale quanti più o meno sono gli arrivati fino ad ora. Ricordo, tutti i chip vanno consegnati al traguardo. I chip bianchi naturalmente, quelli che avete apposti alla scatola, quello verde è vostro personale, ve lo potete tenere, ma quelli bianchi vanno consegnati negli appositi contenitori. Forza Max, e ancora grazie all'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Massimiliano, dai che faccia. A chi ha il chip si deve allontanare dal tappeto, per favore, se no continua a rilevare. 840 arrivati, ci siamo quasi, forza! Dobbiamo arrivare almeno a poco sopra i 900, forza! Signori, vi dovete allontanare da qua! Ci potrebbe essere qualcuno che durante il percorso può aver deciso di interrompere anche per il caldo che sta subentrando. Ma dovremmo riuscire a superare i 900 arrivati. Simona Esposito, Filippi De Anes, benvenuta Simona. Gestare il petale 932 Rosa Cavallo, pianistica collese. E parlando di pianistica collese, se c'è Rino da qualche parte, mi sente, se mi può raggiungere Rino, appena ci sei. Ancora pianistica in laghetto, benvenuto, petale 652. A cosa mi soci? Sulla scarpa. Allora, no, non è che tu consegni e vieni classificato, il chico va sulla stampa, se lo tieni nelle mutande, Atletics, benvenuta ancora, chi si alto sogno ancora Atletica a Salerno, benvenuto Antonio, Antonio Ferrara. Signora, gli amici di Manfredonia, eccoli qui al traguardo, Carmax, forza, dai che ce l'abbiamo fatta. Margherita di Savoia Runners, grazie, Ariano c'è, Irpinia corre, i nostri cari in foto, il team di fotografi, mentre c'è Mario che chiude la sua gara. Martina, questo sole inaspettato, ma bellissimo, fortunatamente il meteo ci ha spiazzato positivamente, davvero grande, grandissima giornata. Era abbastanza sfiduciato stamattina, infatti si vede, bello. Oggi Pasquale della Torta, come fare altre edizioni, praticamente è stato sull'auto di TV7 a seguire tutta la gara, almeno quella di testa, e adesso ovviamente sono in giro per le varie interviste. Vai.
voce direi. Benvenuti turisti Acqua e Sannio. Deciso di giocarsene in casa. Forza Loredana, dai! Domenica sarà impegnata la Deco Colle e poi naturalmente l'appuntamento 8 settembre a San Marco dei Cavoli. Allora, esserci sentati, Aleana. Dai, forza! Andrea, grazie mille al traguardo. Mattina tra poco ci sarà la partenza dei bambini sotto l'arco giallo giù al campanile e arriveranno poi sotto l'arco di arrivo e poi daremo spazio ai ragazzi più grandi dai 7 anni in poi e naturalmente a chi volesse partecipare alla non competitiva che partirà poi alle ore 11. Ciao Mario! Come fa a correre? Voglio vedere un bambino da 0 anni
MSG oppure nella pancia della mamma. Eppure ci sono, perché ci sono tante mamme che è una moda adesso che anzi diventano uno sport. A 10 mesi correva, ok. Vai Lorenzo, dai! Ce l'abbiamo fatta, Lorenzo, grande! Lorenzo Catino, forza! Ancora che disse Altosagno in fondo, ci siamo raggiunti. Martina qua si sta giocando una gara importantissima. Lo di prima che dicevamo. Qui c'è un duello. Allora, questa è una previsione futura di Daniele Meucci e della La Samma tra qualche anno. Credo tra molti, moltissimi anni. Salutiamo anche il direttore di TV7, Mario Del Grosso, che ricordo quando avevo qualche capello in più, le interviste all'arrivo. Vediamo Martina, qui c'è bisogno del photo finish, quindi attenzione ai giudici all'arrivo. Preparati, però... mi raccomando. Vai Gerardo, vai Gerardo! Vai, c'è ancora qualche metro avanti, vediamo un po' quale chip toccherà per primo il tappeto. C'è un ex aequo, poi vedremo Pasquale Pizzano chi darà la vittoria di questo duello. Grazie agli amici di Pomigliano, mi sono dimenticato il ricordo di Angelo Passarino del 5. Io sono impegnato da Versa, però sarò con voi perché Angelo davvero era un grande atleta, mi fa piacere la vostra collaborazione con gli amici di Pomigliano, quindi davvero un grosso in bocca al lupo, grazie ragazzi. Kinesis Lab c'è, grazie. Sappi questa cosa qua. È sempre più bella nel testo. Ricordiamo che le premiazioni di categoria verranno effettuate dietro al palco, quindi i vincitori di categoria possono già ritirare. Invece i primi 7 maschili e le prime 7 donne più le società